ormai è più ampia. Beh, guardate, finché allo stadio ci si andava a piedi o in bicicletta o con la carrozza cavalli, non lo si poteva mettere molto lontano dal centro principale. Ma adesso è soltanto un problema di infrastrutture. È chiaro che se uno vuole andare allo stadio non basta dire che i confini non esistono più, perché uno può vedere la partita in televisione, ma non è la stessa cosa. Naturalmente le tecnologie e le reti moderne consentono di vedere una partita quasi come se fosse allo stadio, però sappiamo tutti che andare allo stadio vuol dire anche un'altra cosa, perché vuol dire partecipare insieme ad altri al sostegno della squadra, eccetera. Però è un problema di infrastrutture. Mettiamolo nel posto più adeguato, che non è necessariamente a un passo dal centro urbano, a condizione che il sistema delle infrastrutture ci si consenta di arrivare, e probabilmente un po' più lontano dal centro, ma con adeguati spazi di parcheggi, è molto meglio che metterlo più vicino al centro, anche per chi abita in centro, perché appunto ci va a piedi o se no ci va con la macchina ma non trova parcheggio. Esempio banale, voglio dire, e probabilmente inadeguato rispetto al livello del nostro dibattito, però per far capire qual è il problema. E allora io penso che questo consente anche di affrontare il problema. Io ho sempre pensato, come il mio amico De Rita, che piccolo è bello, ma la mia idea del piccolo è bello, guarda, diciamo che 40 anni fa guardava i miei figli e adesso guarda i miei nipotini. Piccolo è bello, il bambino è bello perché è un progetto di vita e di crescita. E di vita e di crescita fino a, come dire, alla crescita nel quale si possono sviluppare la ricchezza di tutte le potenzialità umane. Per cui io non penso che se il piccolo resta piccolo, resta un nano. E con tutto il rispetto, io penso che restare un nano comporta una serie di problemi. Io molto rispetto per chi ha questi problemi, e credo che tutti dovrebbero averli, perché si è trovato necessariamente, penso anche a qualche esponente politico, si è trovato necessariamente nella sua vita ad avere delle situazioni di disagio e di difficoltà che vanno comprese. Però quello che noi dobbiamo auspicare per i nostri nipoti o per i nostri figli è che crescano, ma non che diventano alti 3 metri, perché alti 3 metri, che abbiano la dimensione giusta. È la ricerca della dimensione giusta per costruire le comunità che funzionano, che affrontano i problemi insieme, nei quali si trova il punto di equilibrio tra difesa della identità, della storia, delle tradizioni, della cultura, e capacità di apertura, di accoglienza e di integrazione e di confronto con i diversi. Ecco, questo è il punto. Allora, io penso che la ragione per cui D'Alfonso ci ha convocati qui sia che qui c'è un numero importante di cittadini che hanno avuto il coraggio di cominciare a porsi questo problema. Il problema è di dire qual è la dimensione giusta. Noi pensiamo che la dimensione giusta è una sua logica, sia più larga di quella storica del municipio di Pescara, e nel contempo pensiamo che dobbiamo costruirla, perché ormai nei prossimi anni la soluzione per chi vorrà approfittare di tutte le opportunità
che il progresso e la scienza ci consentono non è più quella di prendere il treno e di andare a Milano e di andare a vivere a Milano o a Roma, ma è quella di costruire qui le soluzioni adeguate per sapere utilizzare al massimo tutte le opportunità che i progressi delle tecnologie e della scienza ci mettono a disposizione, ma anche di costruire qua tutte le risposte, gli strumenti per rispondere ai disagi, alle immaginazioni, che si accompagneranno per una fase alla sfruttamento e alla penetrazione di queste tecnologie, anche per studiare le contromisure. Faccio solo un esempio perché è di attualità: la diffusione della la rete e i social media hanno generato il fenomeno di una diffusione virale delle cosiddette fake news, cioè di notizie false, spesso offensive, talora che generano anche effetti pericolosi in termini di allarme sociale e così via. È molto difficile trovare contromisure di tipo legislativo o normativo, ma nell'ambito di una comunità è possibile far crescere una capacità di verifica, di controllo, di attraverso il dialogo, di vaccinazione contro la fabbricazione di informazioni false, offensive. Quindi torna ad essere fondamentale. Questo non sia nelle megalopoli. Nelle megalopoli tutti sono indifferenti. Più si è grande, decine di milioni di persone, più ciascuno è, per così dire, isolato dagli altri. Si è dove si riesce a ricostruire delle comunità intorno a delle dimensioni che siano al livello dei problemi e delle sfide di oggi. Grazie. Allora, grazie a tutti, una sola considerazione. Noi, dopo la bella spinta di 110.000 cittadini, non potevamo declinare dentro alle aule del Consiglio regionale un prodotto normativo che non continuasse a nutrirsi, a alimentarsi, a fertilizzarsi anche del dibattito pubblico. Noi daremo luogo ad una città di 200.000 abitanti, che per quanto mi riguarda non è la ragione per cui si fa, sapendo che la qualità della vita in Italia c'è di più a Mantova, che non è una megalopoli, è una città nella quale c'è la dimensione della comunità, i rapporti frontali, i vincoli della comunità. Noi dobbiamo costruire una città nella quale è facile realizzare per ciascuno il proprio progetto di vita. Ci porremo il tema della partecipazione dei cittadini, continueremo a lavorare. Grazie oggi e buona serata a tutti.